Signori, oggi è lunedì, siamo nella vigilia di Milan-Napoli, però mi sono detto, visto che non parla Conte e visto che la partita si gioca domani sera, ho detto, oggi ci facciamo una bella sparata sulla giornata di Serie A, facciamo un piccolo recapino su quello che è successo sugli altri campi. Domani con tranquillità, con calma, nel pomeriggio facciamo un po' il pre-partita di Milan-Napoli. Quindi, signori, via con la sigla e partiamo col recap per la Serie A. Allora, signori, eccoci qua. Come potete vedere, alla mia destra sono comparsi magicamente i risultati della nona giornata. Ogni tanto ci sta andare un po' a vedere quello che succede fuori il giardinetto del Napoli, ecco, mettiamola così, anche perché ieri sono usciti fuori dei risultati abbastanza importanti che secondo me andrebbero un po' commentati. Cominciamo subito, ovviamente non ci soffermeremo su tutte le partite in maniera esaustiva, qualcuna un po' più veloce, qualcuna un po' più lenta. La giornata inizia con Udinese-Cagliari 2-0. Qui c'è poco da dire, ragazzi. L'Udinese vince un'altra partita, diciamo che questa partita è stata anche influenzata dall'espulsione che ha subito Makumbu, quindi l'Udinese comunque porta a casa una vittoria contro un Cagliari che ha giocato in 10 per tutto il secondo tempo e per buona parte del primo tempo. L'Udinese comunque che in casa è un fortino quasi inespugnabile perché su 5 partite l'Udinese ne ha vinte 4. Ha perso soltanto contro l'Inter, tra l'altro perdendo 2-3. Quindi l'Udinese quest'anno in casa sembra una squadra molto molto ostica e molto complicata, quindi questo dovrà essere, diciamo, un monito per noi quando dovremo andare alla trasferta di Udine. Segnano Davis e Lucca, quindi i due attaccanti. L'Udinese zitta zitta sta ancora lì nella zona, diciamo, europea, non molla la presa, però io sono dell'idea che prima o poi scenderà. Io quest'anno l'Udinese la vedo migliore rispetto agli anni passati. Per me può tranquillamente farsi una metà classifica e forse anche una zona sinistra della classifica. Vediamo come continuerà. Se continuerà a tenere questo passo, però intanto si porta a casa altri 3 punti. Torino-Como. Questa è la classica partita dove una squadra domina per tutta la partita e poi perde. Un po' questa mi sembra la classica partita che faceva il Napoli in passato, cioè il Como per tutta la partita ha avuto il controllo, dominio del possesso palla, dominio anche dal punto di vista della produzione offensiva. Il Torino però diciamo, tra le sue fila aveva un certo Milinkovic-Savic che era abbastanza in palla quella serata e in generale sta facendo un campionato finora Milinkovic molto importante perché quando vado a vedere i dati per, diciamo, su FBref per le partite del Napoli, Milinkovic lo trovo sempre tipo al primo posto per le parate fatte in Serie A. Qua il Como diciamo che può sicuramente avere, diciamo, qualche rammarico. 20 tiri del Como con un XG di 1,48 contro un Toro che fa 1,38 di XG, però fa 8 tiri e 6 parate, quindi vittoria dove c'è la mano pesante anche di Milinkovic-Savic. Questa è stata una partita abbastanza imprevista perché io pensavo che fosse una partita molto più aperta, vedendo anche gli ultimi risultati del Torino che ha fatto praticamente sempre il 3-2, il 3-2 finisce 1-0. Io qua mi aspettavo un gol da entrambe le parti, però è uscita fuori una partita molto, diciamo, da risultato molto stretto. Comunque il Torino, dopo 3 sconfitte consecutive, torna a vincere con la rete di Nije, non so come si pronunci, però penso che sia un ragazzo della primavera del Toro. Ovviamente, ragazzi, Napoli-Lecce non la commento in questo video, ci ho dedicato ben 2 video, se volete li trovate qua nelle schede se ve ne siete persi. Bologna-Milan è stata posticipata. Atalanta-Verona. Il motore dell'Atalanta è partito. È ufficialmente partito. L'Atalanta praticamente chiude la partita nel primo quarto d'ora. Fanno 3 gol in 14 minuti. Secondo me in questa partita si sono visti anche i due gol più belli della giornata, quello di De Ketelaere e quello di Sarr. A mio avviso quello di Sarr è stato più bello. Una forza della natura che ha letteralmente travolto il Verona, che dopo 15 minuti stava già sotto 3-0. Poi ovviamente mentalmente se al quindicesimo sei sotto 3-0 è inevitabile che ti spegni e così è andata a finire.
6 gol, doppietta di Retegui, doppietta di Lookman, gol di De Ketelaere e gol di De Ron. E non c'è tantissimo altro da dire, ragazzi. L'Atalanta ormai ha messo la freccia, perché questa è la terza vittoria consecutiva. Seconda vittoria con un risultato largo in casa, due giornate fa, Atalanta-Genoa 5-1, poi di mezzo la trasferta col Venezia, quindi l'Atalanta ha ufficialmente superato quel classico periodo di assestamento che ha sempre avuto a inizio stagione. Ora vanno dritti come un treno e sarà molto dura affrontarli e batterli. Ecco, io, se devo dire la verità, ragazzi, tra tutte le partite che abbiamo adesso del girone di ferro, quella con l'Atalanta mi preoccupa assai, perché mo l'Atalanta diventa un avversario quasi che non vorresti affrontare. 24 gol fatti finora, 14 subiti, stanno cominciando ad assestarsi anche nella fase difensiva, perché hanno preso soltanto 3 gol nelle ultime 4 partite, 16 punti, quindi si trovano attualmente a pari con l'Udinese e altre squadre. Parma-Empoli 1-1, partita che non ho visto, perché se non sbaglio era la mezza, era di domenica la mezza. Sì, vedendo un po' i dati mi viene da pensare che è stato il Parma a, diciamo, ad avere il controllo in generale della partita, e questo diciamo che è abbastanza chiaro, perché l'Empoli è una squadra che ti lascia giocare e che ti prova a pungere in contropiede, quindi alla fine non si fanno male. Da segnalare un rigore sbagliato da Bonny nel finale di partita, quindi il Parma poteva anche rischiare di vincerla e sarebbe stata una vittoria abbastanza comoda per il Parma, visto che attualmente si trovano soltanto a 2 punti dalla retrocessione. Lazio-Genoa. La Lazio me la sono guardata, ragazzi, io quest'anno me la sto vedendo spesso la Lazio, perché è una squadra che mi piace. Io mi aspettavo da Baroni un lavoro importante. Io avevo messo la Lazio, mi pare, nel pronostico tipo settima. Non perché non mi fidassi di Baroni, ma perché era l'inizio di un nuovo ciclo. Quindi erano andati via i veterani, sono arrivati i nuovi, quindi ho pensato, primo anno così e così, arrivano sesti, settimi, però in futuro vedo grandi cose. E stanno andando oltre le mie aspettative. La Lazio in questo momento, anche lei ha 16 punti. Dopo vedremo anche la classifica, però vi dico che per il quarto posto c'è una bagarre molto importante. Ragazzi, la Lazio è praticamente legittima la vittoria, non ha mai rischiato, ecco, di subire, diciamo, il gol del pareggio. Anzi, in realtà c'è stato un momento, diciamo gli inizi del secondo tempo, dove il Genoa è un pochino uscito fuori, però poi sulla lunga la Lazio ha avuto il controllo della partita sempre, e poi nel finale ha fatto anche il 2 e il 3-0 con Pedro e Vesino. Pedro, zitto zitto, gli anni passano, però lui continua a essere un giocatore, diciamo, affidabile. Il Genoa, ragazzi, in questo momento secondo me sta pagando molto gli infortuni, perché io vedo la lista degli infortunati e vedo tanti giocatori importanti fuori: Malinowski, Vitigna, Messias, Bani, Gollini, poi ci sono Ekuban e De Winter fuori, quindi sta pagando gli infortuni, e quindi penso sia normale in questo momento vedere un Genoa 18esimo in piena zona retrocessione. Io penso che dobbiamo aspettare un po' il ritorno degli infortunati per vedere un Genoa che torna a fare punti. Tra parentesi, il Genoa oggi dovrebbe ufficializzare Balotelli. Io ancora mi devo spiegare perché nel 2024 si va ancora dietro a Balotelli. La Lazio comunque sta in un momento molto molto buono, perché considerando anche l'Europa League è in un filotto di vittorie interessante, e quindi Baroni sta cominciando anche lui a mettere la freccia. Monza-Venezia, diciamo una partita abbastanza divertente, perché comunque si sono fatti 4 gol. È stata una domenica in generale molto divertente vedendo i risultati. Io qui mi aspettavo la vittoria del Monza, perché il Monza comunque finora sì, non aveva mai vinto, tralasciando la partita di Verona della scorsa giornata. Fino a quel momento il Monza aveva collezionato solo pareggi, però aveva collezionato pareggi contro l'Inter, la Roma, cioè aveva affrontato tanti big match dove comunque era uscita molto bene con dei pareggi importanti. Arriva Verona a Monza, la prima partita, diciamo, alla portata, 3-0 secco in trasferta. E io quindi qua mi sarei aspettato una vittoria del Monza, e invece è arrivato un pareggio.
tutti i gol che tra l'altro arrivano nel primo tempo, segnano Djuric, Kyriakopoulos, Svoboda e Ellerson. Il Venezia comunque è, in queste partite io mi aspetto che dia fastidio, perché queste sono le partite che squadre come il Venezia devono provare almeno a fare punti. Alla fine comunque ha prevalso l'equilibrio. Il Monza tra l'altro nel finale di partita ha anche rischiato il rosso, cioè ha giocato in 10, però ha rischiato di vincere con l'uomo in meno nel finale di partita. Un punto a testa, penso più un punto diciamo a favore del Venezia, cioè questo punto è più importante per il Venezia che per il Monza secondo me. Quindi possiamo andare avanti e ragazzi arriviamo alla partita delle partite, Inter-Juventus. Allora, innanzitutto ho capito perché Caressa viene definito il Vate, l'ho capito, perché ragazzi, piccola parentesi, Caressa prima di Inter-Juve disse: faccio un appello a Inter-Juve, per favore non fatemi vedere 1-0-0, non fatemi annoiare, voglio vedere una partita spettacolare. Detto fatto, 4-4, in questo momento parlo da tifoso neutrale, non parlo neanche da tifoso del Napoli che sperava nel pareggio, parlo da tifoso neutrale, ragazzi, mi sono divertito un sacco e sono contento di aver visto una partita spettacolare. Io ero convinto al 300% che ci sarebbe stato 1-0-0 massimo, 1-1 noiosissimo, dove sarebbero state le difese a prevalere, e invece le difese ieri sono state le peggiori. Non parliamo della Juve che tipo in mezz'ora prende due rigori, tra l'altro due rigori calciati da Zielinski. Il primo, il rigore della paura, centrale a mezza altezza, il secondo un po' meglio. L'Inter che va avanti 4-2 nel primo tempo, poi la Juve con i cambi, specialmente grazie a Yıldız, doppietta, alla fine 4-4, la fiera dei gol, la fiera delle difese, che sono state letteralmente disastrose, anche Danilo, Dumfries, è inevitabile che dopo un 4-4 siano le difese, ecco, ad avere la peggio. I portieri secondo me si sono comportati abbastanza bene, Di Gregorio comunque ha fatto un paio di parate determinanti nel secondo tempo. Qui adesso apro una piccola parentesi, perché per me è molto più bello vedere un 4-4 con le difese diciamo messe male, piuttosto che uno 0-0 dove le difese sono impenetrabili. Io ragazzi sabato mi sono visto Real Barcellona. Ragazzi, Real Barcellona per me è stata una partita spettacolare. Tralasciando il risultato, ha vinto il Barcellona 4-0, va bene. È stato bello vedere appunto ogni 2-3 minuti delle azioni. Se voi vi guardate gli highlights, soltanto gli highlights, io vi consiglio di vedervi tutta la partita, però gli highlights sono durati 10 minuti su DAZN, me l'ho fatto vedere a mio padre su DAZN, 10 minuti. Ogni 5-10 secondi si vedeva un'azione offensiva con delle parate del portiere. Perché è stata spettacolare quella partita? Perché entrambi giocavano con la difesa a centrocampo. Grazie a questa difesa altissima del Real c'era praticamente quasi sempre il pericolo comunque di un gol. E la stessa cosa al contrario. Cioè è stata una partita spettacolare perché le difese erano praticamente a centrocampo, cioè si affrontavano con una mentalità iper offensiva. E a me piace molto di più questo tipo di partite piuttosto che uno 0-0 dove blocco basso, tutti prudenti, che aspettano l'errore dell'avversario per partire in contropiede. Io preferisco molto di più questo tipo di partite. Poi ripeto, gusti personali. A me piace vedere una partita con la difesa a centrocampo piuttosto che una partita dove la difesa sta in bocca al portiere loro, ok? Per me il calcio comunque deve essere anche spettacolo. Poi ovviamente la prestazione, cioè, come ho detto anche nei giorni scorsi, c'è lo 0-0 dove fai due tiri in croce, ma c'è anche lo 0-0 dove ci sono i miracoli dei portieri, ci sono pali presi, ci sono magari gol annullati in fuorigioco. Dipende sempre dalla prestazione. Quindi complimenti a Inter e Juve, complimenti a Inzaghi e Thiago Motta, complimenti alle difese di Inter e Juve che ci hanno regalato, a mio avviso, uno spettacolo memorabile. Adesso mi rimetto la maglia del Napoli addosso, metaforicamente parlando, e ragazzi questo pareggio ovviamente ci va strettissimo, perché allunghiamo di due punti su due squadre che teoricamente sono le due squadre con cui ipoteticamente il Napoli si contende lo scudetto. E sto parlando sempre a livello ipotetico, ragazzi, perché io ve lo ripeto, per me
fare questi discorsi sullo scudetto alla nona giornata non ha assolutamente senso. Tra l'altro, Inter-Juve è stata pubblicizzata come la partita dove si sarebbe decretata l'anti-Napoli alla nona giornata. Ma vabbè, lasciamo stare. Io comunque mi sono, prima di fare questo video, sono andato a vedere una cosa. Io ragazzi, 2 anni fa, l'anno dello scudetto, la prima volta che ho apertamente parlato di scudetto, la prima volta dove mi sono sbilanciato, è stata ragazzi Napoli-Roma 2-1 del 29 gennaio. Quindi io a gennaio ho detto vinceremo lo scudetto. Magari sarò stato un po' troppo prudente, non lo so. Diciamo che in realtà una prima sliding door per me è stata ovviamente Napoli-Juve 5-1. Comunque nel mese di gennaio io ho preso consapevolezza sul vincere lo scudetto. E più o meno confermo questa idea anche quest'anno. Io ripeto, voglio aspettare queste partite che adesso arrivano. E non perché voglio essere scaramantico, perché attenzione, qualcuno potrà pure pensare che non lo dico per scaramanzia. No, lo penso davvero. Cioè, io fino a gennaio non parlo di scudetto perché per me si deve aspettare almeno il girone di andata per capire l'andazzo di una squadra. Poi ognuno è libero di fare quello che crede. Detto questo, chiudiamo con Fiorentina-Roma. Allora, ragazzi, io qui sarò molto breve. Io mi aspettavo che la Roma perdesse, perché io da quando è arrivato Juric, ci sono anche i video, per me la Roma con Juric ha fatto una gran cazzata. Una società che appena è arrivato Juric dice questo allenatore è l'allenatore giusto per trofei, per riportare trofei a Roma. Io già lì ho detto, questi non hanno capito niente, perché con tutto il bene, con tutto il rispetto che posso avere Juric, ma lui mi sembra il classico allenatore che fa bene nelle piccole. Ora, io penso che dopo sta partita, io penso che Juric ormai abbia le ore contate. Per me è stato un errore madornale ingaggiarlo, e lo dissi all'epoca, lo confermo anche oggi. Per me la Roma si è tirata fuori dalla Champions League. Per me la Roma si è tirata fuori dalla lotta per il quarto posto. Lotterà per l'Europa e per la Conference, secondo me. Però a oggi la Roma è a 6 punti dal quarto posto ed è a 4 punti dalla retrocessione. Nient'altro da dire sulla Roma. È un tracollo che io mi aspettavo. Non mi aspettavo ovviamente il 5-1, però mi aspettavo la sconfitta. Dall'altra parte c'è una Fiorentina che sta cominciando anche lei a prendere il volo. Palladino, ragazzi, Palladino. Al contrario di Juric, sta dimostrando di essere un allenatore che invece può fare il salto in avanti e può ambire a diventare un allenatore comunque da squadre importanti, almeno in Serie A. La Fiorentina sta cominciando ad incanalare una serie di risultati importanti. Ridendo e scherzando, ragazzi, la Fiorentina ha battuto Lazio, Milan e Roma. Ha vinto 3 scontri diretti già nelle ultime 5 e c'è stato in mezzo il 0-6 a Lecce. Quindi la Fiorentina, secondo me, si sta prepotentemente candidando a lottare per la Champions. Fa doppietta Ken e mi fa molto piacere perché ce l'avevo a Fantacalcio, co così come ce l'avevo Retegui. Gol di Beltran su rigore. E poi, ragazzi, gli ultimi 2 gol della Fiorentina, cioè, sono proprio. Cioè, il gol di Bove. Bove che è stato cacciato da De Rossi. Cuore di Roma, come dicono appunto a Roma. Che fa gol alla Roma. Tra l'altro ha fatto anche un assist, mi pare. Comunque, Bove segna. Poi ragazzi, il quinto gol proprio l'apoteosi, proprio l'emblema del momento che sta vivendo la Roma. Autogol di Hummels. Hummels che inspiegabilmente non sta giocando. Lo fa esordire sul 4-1 e già quello boh. Non contento fa anche l'autogol. Quindi proprio ragazzi, tutte queste cose ci stanno facendo capire il momento nero, il momento di profondo rosso che sta vivendo la Roma, secondo me. Riuscirà a rialzarsi? Per me l'unica cosa che deve fare è cacciare Juric e magari far tornare De Rossi. Però secondo me la Roma con Juric non può continuare. E quindi ragazzi, questo è quanto. Vediamo velocemente adesso la classifica. Questa è la classifica. Vediamo il bellissimo capitano in primo piano che esulta. Ovviamente Napoli primo a 22, Inter a 18. Quindi po possiamo dire che il Napoli in questa giornata ha fatto una mini fuga, ma proprio tra 300 miliardi di virgolette.
Juve a 17 e poi abbiamo la fila per il quarto posto: Fiorentina, Atalanta, Lazio, Udinese a 14, il Milan che deve recuperare la partita, quindi potenzialmente potrebbe stare a 17, Torino a 14, quindi il Torino che rimane comunque ancorato alla zona Europa, l'Empoli a 11, la Roma che in questo momento è la grande assente, diciamo nei piani alti, si trova a 10, Bologna si trova a 9 e poi sotto Como, Cagliari, Verona a 9, Monza, Parma a 8 e attualmente retrocesse Genoa, Verona e Lecce. Quindi il Napoli dopo 9 giornate è a più 4 sulla seconda e a più 6 sul quinto posto, e questo secondo me è il focus principale da mantenere. Siamo a 6 punti dal quinto posto, ok? E dopo 9 giornate, ragazzi, è ottimo. Stiamo molto calmi, non esaltiamoci, come dice anche il mister, perché siamo appena a 9 giornate. Ora vediamo cosa ci riserveranno queste prossime partite e cominceremo poi a fare un primo bilancio, ecco, della stagione del Napoli. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis, noi ci vediamo domani pomeriggio col pre-partita di Milan-Napoli e poi in serata col post-partita. Detto questo, vi auguro un buon proseguimento di lunedì e un buon inizio di settimana in generale e sempre e comunque Forza Napoli!